Ciao, benvenuta Elisabetta Tola, giornalista scientifica e caporedattrice del Bo Live dell'Università di Padova. Grazie per aver accettato il nostro invito al Libro Cinema Magazine. Grazie, grazie anche per l'invito. Buongiorno a tutti. Elisabetta, vorremmo approfondire con te cosa significa fare giornalismo di precisione e quanto è importante il metodo scientifico nell'informazione quando si parla della più grande sfida che l'umanità sta affrontando, il riscaldamento globale. Allora, fare giornalismo di precisione significa principalmente utilizzare i dati, molte fonti, dati che siano anche convalidati, quindi in qualche modo certificati, per esempio a livello appunto della loro fondatezza, nel raccontare, nel costruire la storia giornalistica. Significa non accontentarsi di una sola fonte e non accontentarsi dell'opinione, quindi è un giornalismo molto fondato su dati e fatti che vengono, diciamo, o sono il risultato di un tipo di lavoro che è molto simile a quello della ricerca scientifica e della ricerca sociale. Dentro a questo contesto, applicare il metodo scientifico a raccontare temi complessi, in particolare penso appunto alla crisi climatica, è un tipo di approccio, secondo me, preferibile perché quando affrontiamo temi così complessi dobbiamo da un lato dare conto delle evidenze scientifiche, quindi di cosa i dati scientifici ci dicono rispetto all'evoluzione dei fenomeni. Dall'altro dobbiamo ovviamente costruire, partendo da questi dati, una narrazione, un'interpretazione, una spiegazione che sia il più possibile trasparente e onesta. Non uso la parola oggettiva perché, secondo me, qualunque racconto giornalistico che fa uso dei dati offre comunque un'interpretazione, un punto di vista, però è senz'altro un tipo di giornalismo che dà preferenza all'evidenza rispetto appunto all'opinione e questo lo rende più potente, più capace di fornire strumenti di interpretazione della realtà anche in situazioni complesse come sono appunto quelle della crisi climatica. Per diffondere una visione comune di cambiamento e dare una spinta all'azione collettiva, quale può essere il ruolo dell'informazione? Il ruolo dell'informazione all'interno, in particolare di una società democratica, è centrale per, da un lato, consentire ai cittadini di avere accesso a informazioni, dati e fatti necessari a formarsi un'opinione, ma soprattutto a prendere delle decisioni, quindi ad agire, e poi anche a deliberare, quindi a dare, diciamo così, forza e supporto a determinati tipi di azioni rispetto ad altre, sia a titolo individuale che a titolo collettivo, per esempio votando un candidato rispetto a un altro o richiedendo alle proprie istituzioni un certo tipo di azione. Dall'altro, l'informazione oggi, in particolare attraverso tutti gli strumenti che può mettere in campo, ha anche la possibilità di leggere i bisogni informativi delle persone e di capire quali sono effettivamente le necessità delle diverse collettività, dal punto di vista del tipo di dato che manca o di evidenza o appunto di contenuto che possa potenziare l'azione collettiva. Quando parliamo di azione collettiva, forse aggiungo un pezzettino, sarebbe importante immaginare un'informazione che non svela soltanto la crisi, il problema, cioè non si focalizza solo sulla parte problematica. Negli ultimi anni sta emergendo un tipo di giornalismo, hanno dato diverse etichette, solution journalism o constructive journalism, cioè un tipo di giornalismo che si focalizza molto anche sulle possibili soluzioni, soprattutto a problemi complessi, per esempio la crisi climatica, per esempio la crisi sanitaria e via dicendo. Un tipo di giornalismo che non significa la buona notizia o un ottimismo, diciamo così, di sguardo e di visione. No, un tipo di giornalismo che offre dati, evidenze, informazioni che servono a costruire delle risposte e che consente anche alle diverse collettività di condividere le proprie esperienze ed eventualmente ispirarsi. Grazie davvero a Elisabetta Tola per aver condiviso le sue riflessioni e il suo impegno per un giornalismo scientifico e basato sui dati. Grazie. Grazie, grazie a voi, grazie per questo invito e anche per la possibilità di condividere un punto di vista e degli spunti su un mestiere che credo andrebbe senz'altro potenziato e molto rivalutato, che a volte invece viene esercitato con poca attenzione.